Oroscopo Pesci per il mese di maggio 2021. Vediamo i principali transiti planetari, le sfide e le opportunità. Ma prima di passare ai contenuti di oggi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un like e condividere i miei video con i vostri amici. Per chi non mi conosce, mi chiamo Isabelle Grand e nel mio canale trovate video su risveglio, esoterismo ed alchimia. Su Enneagramma le 9 personalità, scoprite la vostra e ciò vi aiuterà a migliorare la vostra vita e i vostri rapporti. E poi ancora salute e benessere naturale, energia sessuale secondo il Tao e tanto altro. Potete anche sostenere il mio canale, ci sono gli abbonamenti di sostegno. E in ultimo, la mia mail è isabel.legrand@libero.it per informazioni e consulenze. Bene, allora torniamo al nostro oroscopo e il mese di maggio insieme al mese di giugno sarà un grande mese per il segno dei pesci. Quindi vediamo che cosa succede a maggio. Il 4 del mese Mercurio entra nella quarta casa, seguito da Venere il 9 e dal Sole il 21. Quindi abbiamo questa attivazione della quarta casa. La quarta casa rappresenta la casa, la vostra abitazione e anche l'ambiente familiare, l'ambiente più prossimo. Quindi ci sarà forse un trasloco, magari cambierete casa o cambierete città, oppure cambiamenti nel vostro ambiente familiare. Sicuramente riuscirete a dare più sicurezza e stabilità alla vostra famiglia, quindi saranno cambiamenti positivi e riuscirete a rendere anche il vostro spazio più bello ed accogliente se si tratta di cambiamenti proprio nella casa, nello spazio abitativo. Poi, l'11 del mese, avremo la luna nuova nella seconda casa, la seconda casa che riguarda i soldi e le finanze. Ci saranno nuove possibilità, nuove entrate e magari, perché no, anche la possibilità di cambiamenti a livello lavorativo che quindi genereranno entrate. Ma la vostra seconda casa è anche la casa dei talenti, delle vostre capacità e abilità. Quindi il messaggio con questa luna nuova è quello di valorizzare i vostri talenti perché vi aiuteranno nel lavoro e porteranno frutti anche a livello economico. Poi proseguiamo il 14 del mese, Giove entra nella vostra prima casa insieme a Nettuno, raggiunge Nettuno. La prima casa riguarda voi. Quindi è un'espansione di voi stessi. Il messaggio centrale di questo mese è espandere voi stessi, uscire dalle limitazioni che voi vi imponete da soli. Giove è il pianeta della fortuna e dell'abbondanza, quindi uscite dalla vostra comfort zone, prendetevi dei rischi, perché questo coraggio poi verrà ripagato. Quindi è il momento di nuovi inizi, come già dicevo prima, per quanto riguarda la vostra seconda casa, e anche qui è il momento di buttarvi e di esprimervi in nuovi progetti che possono essere lavorativi o non lavorativi, ma comunque di fare quello che veramente vi sta a cuore. Poi abbiamo un'eclissi di luna il 26 del mese, nella decima casa. La decima casa è la casa della carriera e del lavoro. Quindi ancora una volta il messaggio è: se non siete soddisfatti, potete cambiare direzione. Se per caso non siete felici, potete con successo impostare dei cambiamenti. Le eclissi hanno poi un influsso nei 6 mesi successivi, quindi non riguardano solo il giorno in cui si verifica l'eclissi. Quindi tenetela presente perché questa eclissi poi vi influenzerà. Il 30 del mese
Abbiamo Mercurio con movimento retrogrado, sempre nella quarta casa, ma quando un pianeta assume moto retrogrado cambia significato. Non è il momento per buttarsi in nuovi progetti, firmare contratti, tutto questo va fatto prima, quindi prima del 30. Mercurio avrà moto retrogrado dal 30 del mese di maggio fino al 23 giugno. E questo è un ottimo periodo per completare progetti iniziati in precedenza. È anche un momento in cui potrebbero tornare delle persone dal passato, persone amiche, persone importanti. Quindi mi raccomando, sfruttate il moto retrogrado di Mercurio comunque per completare e non per iniziare nuovi progetti. E quindi direi per questo mese di maggio è tutto. Espansione è la parola chiave di questo mese. Mi raccomando, quindi agite di conseguenza. Bene, allora vi saluto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.